È interessata alla free energy? No, no. Lo passo, sto tutto è provocato. Gianni. Scusate, un attimo. Non tanto diciamo, per vantaggio personale, ma per vantaggio collettivo. Mi sono ispirato a un pensiero formalista, ecco, in modo da liberare l'umanità dalle pastoie, dalle difficoltà, dal lavoro, dal sacrificio, tutti i vari tipi di situazioni negative che l'essere umano deve attraversare dalla nascita alla morte. Ecco, io sono per l'emancipazione non solo sociale, ma l'emancipazione dall'obbligo del lavoro, per esempio, che oggi è possibilissimo. Anzi, il capitalismo sta spingendo incredibilmente contro se stesso a favore dell'automatismo, della biotecnologia e dell'informatica, della cibernetica in generale. Quindi noi oggi fra 10 anni o 20 anni avremo un sistema di industriale in cui l'opera umana sarà praticamente quasi nulla, se non quella di decisionale e quella progettistica, ma iniziale progettistica, perché poi non ci sarà neanche più quello, perché noi sappiamo benissimo ormai ci sono i robot che sono quasi autosenzienti, e quindi a quel punto potremmo avere i robot che costruiscono i robot che si migliorano geneticamente da soli entro 40-50 anni. Isaac Asimov aveva previsto già nel 40, tutto questo ormai è realtà. L'aveva previsto come fantasia, come con Jules Verne, no, anche lui, era una fantasia andare col cannone sulla luna. Non ci siamo andati, ma ci potremmo andare. Quindi ecco. Tramite Giorgio, però di vista no, io leggo tante cose tue che te mando tutto io, ti riempio di roba, che cazzo. Pure a nome tuo, lo sai, sì. Guarda, non è una squadra, anche se facciamo, non fantasia, ma lo scrivo io, i temi faccio io, quindi questo è successo. Collaboriamo fattivamente in fase progettuale, ma poi la realizzazione, diciamo, la redigo io e poi la deponiamo assieme, le varie denunce che abbiamo fatto. A oggi siamo probabilmente attorno al migliaio, a un migliaio di denunce su tutte le possibili immaginabili. No, di le prossime, dillo che a loro gli interessa. Di la prossima. Domani andiamo a depositare la quinta denuncia contro Grillo Casaleggio e Movimento 5 Stelle, perché è come l'agnello, il lupo vestito da agnello, no? Della favola di Cappuccetto Rosso, perché il signor Grillo è al soldo di Rothschild, Goldman, Morgan, Warburg, Lazar. Lei compra la moglie di Casaleggio. No, ma lo dico. Quello, ma poi hai messo Sun, ma che vogliamo dire? Scusa, sei avvocato. Ma perché? No, perché ho visto che perché lui si crede come avvocato. Diciamo che i nostri nomi lo fanno quelli che diciamo noi. Vedi, ho fatto bene anche del nome. Onestamente il nome loro lo sono da tanti anni. È un operatore. Giorgio è un operatore di pace. Cacchio! Le signore gentilmente ci ritengono compagnia. Allora, colgo l'occasione, questo operatore di guerra, che io così intervisto, vedo un po', metto in evidenza i nostri amici. Sì, operatori di guerra e di pace, ricordo che il grande scrittore spagnolo Miguel de Unamuno
ha scritto un libro eccezionale intitolato Paz en la guerra, dove la vera pace è chi combatte. E lui diceva parabellum. Sì, no, no, si dispace fare un'altra cosa. Pace nella guerra significa che chi combatte veramente è in pace con se stesso. E questo lo dobbiamo ripetere a tutti i nostri amici, è vero? È vero? Ecco. Ma quanti procedimenti ci avete avuto? Contro, abbiamo avuto tre o quattro controquerele. Tutte rimangiate con abbondanza di feci a favore loro. Sì, ma rimangiate, sai, nessuno ha avuto il coraggio di contestare. Archiviate perché il fatto. No, abbiamo fatti condannare. Abbiamo fatti condannare. Uno mi aveva detto, cioè le denunce classiche sono per diffamazione e calunnia. Poi però ovviamente noi portiamo i data. Ecco i data, c'è poco da discutere, sono i data. Magari ci fosse un processo, diventerebbe il processo più importante della storia d'Italia dal 1943 a oggi. Tre o quattro volte abbiamo fatto il processo, tre o quattro volte abbiamo fatto rimangiare tutto. Adesso dovremmo cominciare a chiedere i soldi. Ma avete speso tanto? No, niente. Niente. Ci abbiamo qualche amico avvocato che ci dà una mano. Bravo, un premio anche all'avvocato. Non sono l'avvocato. Ah no, pensavo di dire che come dipende da che tu. No, è come se mi dicessi meretrice. Cioè per me un avvocato è molto vicino. Se un avvocato è una persona capace che riesce a difendere i propri clienti, soprattutto anche il compagno. Guarda, ti interrompo un attimo per dirti che i nostri avvocati sono amici e che si consultano con noi e noi gli diciamo quello che devono fare. Da quando abbiamo iniziato a procedere in questo modo vinciamo sempre. Perché anche voi dovete produrre tutte le prove. Certo, ma noi non partiamo mica, cioè non partiamo delle denunce che non sappiamo più che la base è assolutamente certa. Voi siete due personaggi. Le prove sono inconfutabili. Allora, mi sembra che abbiamo ricevuto il ritorno, giusto o sbaglio? Grazie. Dobbiamo ringraziare Dio perché io lo stavo.